Buonasera a tutti, grazie dell'invito e del vostro, come dire, affetto. Questo forse riparte da qua? Sì. Ok. Allora, questo è il tema di questa sera. Io mi concentro sulla prima parte, che è questa qua, cambiamento climatico, gli effetti sulla risorsa. Per preparare questa presentazione, però, mi sono avvalso dell'incomparabile aiuto degli amici di Nimbus, della Società Meteorologica Italiana, in particolare di Daniele Catberno. Quindi tutta la parte dei grafici che vedete è merito loro. Vi farò vedere tante immagini e tanti grafici, ma in realtà poi ci concentriamo solo su pochissimi aspetti. Però ci tengo a cominciare in questo modo, perché ho un po' l'impressione, mi è capitato di dirlo in altre occasioni, ho un po' l'impressione che noi non ci rendiamo conto delle dimensioni della questione acqua. Se questa è la Terra, il pianeta blu, ha questa superficie, la copertura dell'acqua è quella del 70%, quindi l'acqua sembra tantissima sul nostro pianeta. Però poi se andiamo a fare un paio di conti, ve li trascuro tutti, però restano poi come documentazione, l'acqua rappresenta solo neanche lo 0,1% della massa della Terra, ovviamente, perché è una piccolissima pellicola che sta alla superficie. Però se raccogliessimo tutta l'acqua della Terra in una goccia, otterremmo una goccia enorme, ma solo 1400 km di diametro, che è la distanza che ci ha fatto Rino e le Giocalabrie. E se la raccogliessimo tutta, la Terra sarebbe una schifezza come questa. Ma questa è tutta l'acqua sulla Terra, tutta. In realtà, quella che a noi ci interessa tantissimo non è tutta l'acqua, è l'acqua dolce. Questa è la massa totale dell'acqua, questa qui è la massa totale dell'acqua dolce, che in realtà è quella che ci interessa. Ma dell'acqua dolce sul pianeta non è tutta disponibile, ce n'è una parte che è bloccata. E questa parte che è bloccata, che è l'unica parte che è disponibile, a parte quella bloccata, è un puntino infinitesimale. Allora ci dovremmo stare molto, molto, molto attenti a come utilizziamo l'acqua. Poi, una slide, diciamo, una diapositiva che trovate, dovreste trovare in qualsiasi libro di testo, almeno delle scuole medie, su quello che è il ciclo dell'acqua. Non ci fermiamo su questa diapositiva, no. Però la parte interessante, secondo me, è che ci si renda conto che è un ciclo continuo. Cioè, anche quando noi non vediamo l'acqua, non pensiamo acqua, l'acqua sta circolando da qualche parte, compreso in noi, dentro di noi, fuori di noi. Bene, andiamo specificamente... No, una cosa la sposto. Togliamo l'acqua. Andiamo rapidamente a parlare del cambiamento climatico. In realtà, mi ci dilungo poco, perché queste cose le sappiamo. È certamente vero, ne parlavamo a cena con Manuela, è certamente vero che c'è il presidente liberamente eletto di un importante stato internazionale che continua a dire che queste sono un sacco di balle. Tenete però presente che oramai la comunità scientifica mondiale è d'accordo. C'è ancora una percentuale che discute sulla, come dire, su quanto è l'impatto, diciamo, le cause causate dall'uomo. Ma sul fatto che siamo dentro un cambiamento climatico importante, molto significativo, nessuno discute più. Tant'è, lo sapete già, che è stata negli ultimi anni coniata una nuova parola per definire la nostra era, come era geologica, come era di tutte quelle che si studiano nella sequenza della storia della Terra. Noi viviamo l'era dell'antropocene. No? Eocene, miocene, eccetera, antropocene. Allora, un po' di grafici velocemente. Gli ultimi 10 anni, cioè i 10 anni più caldi della storia della Terra, sono tutti successivi al 1996. Ci sono stati caldi eccezionali e fuori scala, li conosciamo tutti.
Attenzione, come fa qualcuno a non estrapolare un fenomeno locale come se diventasse una legge universale. Il fatto che in qualche periodo, anche in qualche mese, ci siano dei posti della Terra che hanno un effetto freddo, diciamo così, non vuol dire che tutta la Terra si stia raffreddando. Anche se a febbraio di quest'anno l'Europa è stata un po' più fredda, il riscaldamento globale è in ascesa. Entriamo molto velocemente a parlare dell'acqua. In Italia le precipitazioni totali sono in lieve calo. Però quello che è ormai anche esperienza di tutti, sono molto più concentrate. Le precipitazioni anche in Italia per ora non ci sono evidenze di uno stravolgimento pazzesco. Rispetto all'Ottocento c'è un po' di calo, ma non ancora una tendenza pazzesca, come precipitazioni complessive totali, Però stanno aumentando, sono sempre più frequenti, quelli che vengono chiamati fenomeni estremi. Ad esempio, la grande siccità che c'è stata a settembre-ottobre dell'anno scorso, che è una delle cause, non l'unica, ma è una delle cause che hanno favorito gli incendi della Val di Susa. Caldo anomalo. Però se andiamo a parlare della situazione sulle Alpi, qui cominciamo a vedere delle cose che cambiano sul serio. Perché al di là della somma complessiva e totale delle precipitazioni che abbiamo visto un momento fa, la quantità di neve fresca è dimezzata. Cioè piove di più, ma nevica di meno. Ma tanto di meno, Questi sono i dati ufficiali. Tra l'altro viviamo in una regione e in una città questa sera che è fra le più longeve dal punto di vista della sequenza dei dati meteorologici. Quindi abbiamo una bella storia dietro di noi. Ce lo insegnano gli amici di Nibus, di Daniele Carberro e Luca Mercalli. Un'altra cosa che dura di meno, perché aumentano le temperature complessive e diminuisce la quantità di neve precipitata, è la permanenza della neve al suolo. No? Sono due fenomeni ovviamente collegati, ma che possiamo tenere separati. Nevica di meno e al suolo la neve rimane di meno, perché aumentano le temperature. Quando arriva la nevicata che c'è stata due settimane fa in Val di Susa, dove arrivo io, sulle montagne, tutti contenti, vedete, finalmente neve se subito dopo fa freddo, che almeno farà fondo, si dice, no? Per tutte le nevicate successive. Ma se fa caldo e la neve fonde nel giro di due giorni, ritorniamo da capo. Una cosa che vi faccio vedere velocemente, perché credo che la conosciate già, questa è una sintesi dei ghiacciai delle Alpi. Qui, passando nella presentazione, è andato via un minimo di allineamento, ma guardate. Si calcola che nel 1850 ci fossero sulle Alpi 4.500 km quadrati di ghiacciai. Nel 2000 siamo praticamente dimezzati. E fotografie di questo tipo forse le avete già viste. Questo è il ghiacciaio di Predivara, Monte Bianco. Perché, di nuovo, abbiamo un minimo di vantaggio nello studiare questo tipo di storia. Siccome siamo un paese, anche le altre zone delle Alpi, ma noi un po' di più, siamo un paese che soprattutto attraverso i valli, che ho le coltivazioni, eccetera, ha frequentato le Alpi anche nei secoli scorsi, quindi abbiamo un po' delle prime fotografie delle Alpi. E ricercando con un po' di attenzione la stessa inquadratura si possono fare dei paragoni interessanti. Questo è il ghiacciaio di Predivara, bianco. Questo è il ghiacciaio delle Piove, circa 1920, fatto 80 anni dopo. La superficie dei ghiacciai piemontesi si è dimezzata. Tra poco andremo nel dettaglio di un ghiacciaio che viene molto ben studiato da noi di Nimbus, diciamo. Questo è il ghiacciaio dell'Agnello in Val di Susa. Sorrido perché ci sono stato in quest'estate e ho fatto un giro da queste parti e non c'è neanche più questo nevaio, ma a parte questo. Famoso
perché questa è una foto che viene spesso utilizzata, famoso ghiacciaio del Gambra, sopra Ulx, sotto sicurezza. Vi dico una nota di colore, da questo ghiacciaio venivano tagliati dei grossi blocchi di ghiaccio, portati a spalle a voi alla stazione di Ulx, tenuti in freddo nelle ghiacciaie, e nel periodo primaverile estivo caricati sui treni per essere portati a Porta Nuova, avvolti negli stracci di Iuta, per fare i primi gelati, le prime granite agli inizi del Novecento. Non c'è più. E sono passati 80 anni. Questo è il ghiacciaio del Rocciamelone. In questa fotografia con Daniele abbiamo messo anche dei punti di riferimento, un giochino che si fa spesso, ma in questo caso mi ci sono soffermato, cioè sul ghiacciaio del Rocciamelone, che è oltre 3.000 metri di quota, questo è il punto del 1894 uguale a questo punto qua. Questo è questo. No? I punti sono, si vedono poco, ma sì, sono quelli. Se non vogliamo guardare i ghiacciai, guardiamo un po' un altro. Io vengo dalla Val di Susa. C'è stato un periodo in cui al Colle del Sommelier si sciava, c'erano addirittura gli impianti di sci. C'era un pulmino che portava sulle barbolette. C'erano delle scene di questo tipo. Oggi non c'è più niente. Addirittura qualche anno fa hanno portato via, per fortuna, i rifiuti del rifugio e della stazione di arrivo. Un ghiacciaio molto ben studiato è il ghiacciaio del Cervonelli, nel gruppo del Gran Paradiso, studiato soprattutto dal gruppo di Luca Mercalli, diciamo Daniele Cabberro. Si fanno delle misure primaverili di accumulo della neve, spessore, densità, equivalenti in acqua. Si lavora in questo modo, si mettono delle paline, poi si vengono a prendere alla fine dell'inverno, si fanno una serie di misurazioni. Beh, il ghiacciaio, anche con i dati più recenti, quelli della stagione 16-17, ha perso praticamente quasi un metro e mezzo di acqua equivalente, perché è ghiaccio che si scioglie. Questa è la tendenza, e continuando questa tendenza nei prossimi anni si ritiene che nel giro di 20 anni questo ghiacciaio sia scomparso. Questa è una foto dell'acqua di fusione di questo ghiacciaio alla fine dell'estate. Perché il punto è che magari in quota nevica ancora abbastanza, ma se poi le temperature sono alte, la neve di fusione, la neve fonde, diciamo, per una quantità superiore a quella precipitata, e quindi erode il ghiaccio. Mentre nei secoli scorsi non succedeva così. Questo è un problema diffuso sulle Alpi, questa è una previsione che si sono fatte le Alpi svizzere, che pensano che nel giro intorno al 2060 il 75% della superficie glaciale svizzera se ne vada per una temperatura superiore a 2 metri. Il problema è che, se parliamo di gestione, ci sono molti, diciamo, molti spunti, io ve ne porto uno solo. Il problema è che gli svizzeri si stanno ponendo seriamente il tema di dove metto gli impianti da sci. La Svizzera e l'Austria sono nazioni che contano tantissimo del loro PIL sugli impianti da sci e sul turismo alpino, diciamo. E da molto tempo gli svizzeri hanno detto sopra i 2.000 metri non si investe più, cioè sotto i 2.000 metri non si investe più. Perché le previsioni a medio e lungo termine ci dicono che sotto i 2.000 metri avremo l'erba. Noi continuiamo a investire in cannoni sparaneve, bacini di accumulo, impianti di sci, rinnovamento, eccetera, anche a quote decisamente più basse. Ricordiamoci anche che da noi statisticamente, da sempre, prima ancora del cambiamento climatico, nevica meno che in Francia e sulle Alpi svizzere. Nel futuro delle nevicate si prevede che gli effetti saranno più vistosi alle medie e basse quote e in primavera autunno. Cioè vedremo più dei fenomeni di riduzione o dei fenomeni estremi nelle stagioni intermedie piuttosto che durante l'inverno. Se prendiamo lo scenario ad alte emissioni, quello peggiore che viene previsto dall'IPCC, l'International Panel of Climate Change,
quel gruppo di scienziati mondiali che ci dice che bisogna fare in fretta a fare qualche cosa. Però lo scenario più negativo è quello che oggi sembra più probabile, perché non stiamo facendo niente di tutto quello che dovremmo fare. Ci si aspetti che magari nevica un pochino, ma aumenteranno soprattutto le piogge e soprattutto avremo grandi siccità in estate. Ci si aspetta nel giro di pochissimo tempo, cinquantina d'anni, però nei tempi della natura 50 anni sono niente, si aspetta la scomparsa totale della neve in pieno Colorado. Come si declina questo? Che conseguenze ha tutto questo scenario sulla risorsa idrica vera e propria? Lo sappiamo già abbastanza bene, perché sta già capitando sul fatto che abbiamo più acqua nella stagione invernale primaverile e meno acqua in estate, ma non sulle montagne, sui fiumi di pianura, sui bacini idrici. Non solo, ma la fusione della neve è già oggi anticipata di almeno 2 settimane rispetto alla media standard. Da naturalista, io lavoro in un parco, vi dico che questa roba qua non vale solo per la fusione, vale per tutte le componenti ambientali. Noi abbiamo uccelli che arrivano prima dalle migrazioni, uccelli che cantano prima nella stagione di riproduzione, fiori che fioriscono prima della stagione classica, diciamo. Questo innesca tutta una serie di movimenti, di cambiamenti, di adattamenti, per dire, se l'erba da pascolo cresce 2 o 3 settimane prima del solito, e io continuo ad avere la stagione di monticazione che tradizionalmente comincia il 15 giugno, rischio di arrivare in alpeggio con le neve che non vanno da mangiare. Quindi non stiamo parlando del fiorellino e del naturalista che fa il poeta e chi se ne frega. Stiamo guardando anche, nel caso di questo tipo, a delle conseguenze importanti dal punto di vista produttivo, dal punto di vista imprenditoriale, dal punto di vista alimentare. Avremo in futuro fiumi d'estate sempre più in magra. Attenzione, se io misuro la portata annuale del fiume, potrei addirittura non trovare dei grossi cambiamenti, no? Ma siccome aumentano gli eventi estremi, avrò delle alluvioni e delle siccità, non avrò una media. Ci sono un sacco di studi, eh? Ok, mi avvio qua, no, quasi alla conclusione, però vorrei, siccome ieri stanotte sono stato sveglio insieme ai miei amici astrofili per stare dietro alla sonda InSight che è finita su Marte, siccome dentro quella sonda ci sono anche delle componenti interessanti di altissima tecnologia torinese, vi ricordo che se parliamo di acqua, e anche in conseguenza dei discorsi che abbiamo fatto, la stazione spaziale, quindi non InSight, non la sonda che è andata su Marte, ma la stazione spaziale internazionale beve acqua di Torino. Non solo beve acqua di Torino, ma beve 2 acque di Torino. Perché siccome se ci sono sopra gli equipaggi sovietici utilizzano una forma di potabilizzazione con il fluoruro di sodio e d'argento, l'acqua che gli deve andare arriva dall'acquedotto normale, ma viene completamente demineralizzata, perché altrimenti, sparandogli un minimo di minerali che ci sono dentro l'acqua, con il fluoruro e l'argento precipita, diventano dei sali e hanno dei problemi. Mentre invece gli americani, che usano lo iodio disinfettante, prendono direttamente l'acqua da piante della mossa. Pensate che bellezza che abbiamo avuto lì. Però se prendono l'acqua da Pian della Mussa o dall'acquedotto, e Pian della Mussa e l'acquedotto nei prossimi anni avranno dei problemi di carenza idrica in un certo periodo, per le ragioni che abbiamo visto, bisognerà occuparsi anche di questo. Il problema è che noi non stiamo facendo niente, noi continuiamo a costruire. Questo è un punto della Val di Susa, usato come esempio, nel quale degli ricercatori qualche anno fa hanno individuato anche un'area particolarmente interessante, un'area umida, con una enorme popolazione di libellule, però guardate da che cosa è circondato: acciaierie, ferrovia statale, acquedotto, cave, eccetera, eccetera.
Noi abbiamo un grosso problema perché ci stiamo perdendo, sono un naturalista, quali conseguenze ha la carenza di acqua o l'alternanza siccità-alluvione sulle popolazioni animali? Qualche esempio. Noi ci stiamo giocando questo soggetto qua, che è un soggetto importante, che è il gambero di fiume. Mi spiace, con la luce non si vede bene, ma qui c'è un gambero di fiume e qua ci sono dei ricercatori che lo stanno studiando. Mi spiace che non lo vediate bene perché non lo vedrete più. Cioè lo stiamo perdendo, questa roba qua è persa. Stiamo diminuendo tutti gli anfibi. Quella è una rana, quella è prima, sul suo tappeto di uova, questi sono rospi. E questa è una salamandra, che è un anfibio anche lei, che ha bisogno di acqua pulita, eccetera, eccetera. Cosa abbiamo qui? In questo frangente in cui stiamo rovinando il pianeta, gli habitat per qualcuno, in realtà stiamo avvantaggiando qualcun altro. Vi ho portato un solo esempio, anzi due. Uno sono le piante che salgono di quota, abbiamo dei dati, ma le piante che salgono di quota ovviamente sono le piante che si adattano al fatto di avere meno acqua a disposizione, più siccità, più stress. Ce ne sono di piante così. Ma non sono più le piante tipiche delle Alpi, sono le piante tipiche dei deserti. Quindi ci sta cambiando la vegetazione di quota e ci sta cambiando, ce lo dicono delle ricerche, questa è una molto recente, sempre dell'Università di Torino, sta cambiando a una velocità notevolissima. Negli ultimi 10 anni alcune specie hanno conquistato 100 metri di altitudine, nei precedenti 80 anni ne avevano conquistati di meno. Però poi, quando andiamo nei boschi della Val di Susa o di altri posti e ci lamentiamo del fatto che dobbiamo combattere contro la processionaria, ricordiamoci che la processionaria, col cambiamento climatico, gode. Gode e sta benissimo. Tant'è vero che gli studi ci dicono che lo spostamento altitudinale è di 70 metri in 10 anni. Cioè il limite della processionaria è salito in 10 anni di 70 metri. Sembra poco? Va veloce, eh? Uno studio francese fa vedere che sale di quasi 27 km nello stesso periodo, ma in latitudine in questo caso, non in altitudine. Perché noi stiamo cementificando tutto quello che cementifichiamo, con tutto quello che possiamo, nonostante stasera parliamo di un altro tipo di legge, ma in discussione da sempre c'è anche una legge sul blocco del consumo del suolo. Il consumo del suolo, soprattutto la sua impermeabilizzazione, c'entrano con l'acqua, ma c'entrano tanto, perché la pioggia che cade qua sopra non viene assorbita, non fa vita, non produce vita, produce scolatori che devono essere gestiti solo dal punto di vista idraulico. Noi costruiamo in questo modo, questa è sempre la Val di Susa, Sant'Antonino, Salvetan, vado veloce. Pensate qua, peccato che anche qua si veda poco, però questo è un bacino imbrifero, si chiama così, cioè tutte le gocce che cadono in quell'area cascano in quel punto lì. Questa qui è rosso, si vede bene nella fotografia, è una conoide, cioè tutto un materiale di accumulo che viene da questa roba qua, ma noi qua ci andiamo non solo a costruire, ma anche a impermeabilizzare sotto, qua sotto c'è un fiume, e quindi quando poi piove sul serio abbiamo le alluvioni. Però no, non è che possiamo scampare da queste scelte se noi gestiamo le nostre risorse idriche in questo modo. Se noi affrontiamo l'acqua nei torrenti di montagna o nei fiumi esclusivamente dal punto di vista idraulico e quindi ogni comune, ogni ente di gestore della risorsa idrica fa di tutto per spostarla un po' più in là perché così il problema non è più mio, allora li trasformiamo tutti in canali, eh? Ma questa roba qua non è vita. Non so se la stiamo trasformando. E se poi gli eventi diventano estremi, si sommano come alcuni effetti degli incendi del 2017 in Val di Susa, si sommano con il fatto che arrivano delle precipitazioni molto intense, molto concentrate in poche ore, e arrivano in un posto come questo, Bussoleno, 6 giugno 2018, in un posto come questo dove c'è una forma molto verticale, ma noi sotto ci abbiamo costruito delle case legali, quelle non sono case abusive,
noi abbiamo dato il permesso di costruire negli anni, poi abbiamo anche il problema dell'abusivismo. Ma la Guardia Parco, vi dico che sono preoccupato da come abbiamo mentalmente gestito la tragedia della Sicilia di qualche settimana fa, vi ricordate? Sì. Come se il problema fosse l'abusivismo. Certo che l'abusivismo è un problema, ma noi abbiamo dato un sacco di permessi di costruire legali a infrastrutture e case che stanno dentro gli alvei dei fiumi o sotto i conogli di valanga. Quindi non è solo l'abusivismo, è anche tutto quello che di legale abbiamo fatto. Chiudo, perché voglio chiudere una cosa dicendo delle cose forti. Questo è l'ultimo numero di Dislivelli, che è una rivista che parla di montagne, la trovate su internet. Qua dentro c'è scritto esattamente quella roba lì, cioè ne parliamo tutti di questa roba. Io sono anche un po' riconoscente a voi che siete così gentili da invitarmi ad ascoltarmi, ma sono anche un po' stufo di parlare di queste cose, perché le sappiamo tutti, ecco, sono comparsi sui giornali, il Piave non mormora più. Questo è uscito l'altro ieri, il clima dell'Italia non americana, novembre record del mondo di tornado. È uscito l'altro ieri, cioè ce l'abbiamo scritto sui giornali queste cose, le sappiamo. Io trovo che noi viviamo in un periodo storico in cui non possiamo più avere alibi e giustificazioni. Mio nonno, mia nonna, avevano il diritto di ignorare il cambiamento climatico, non c'era, ma avevano il diritto di ignorare tutte le conseguenze sull'ecosistema delle loro azioni. Noi non ce l'abbiamo questo diritto, perché noi le cose le sappiamo oggi. Sappiamo anche abbastanza bene cosa dovremmo fare, il problema è che non lo facciamo. Certamente c'è l'ennesima, fra qualche settimana, c'è l'ennesima conferenza sul clima, questa volta va in Polonia, c'è anche un appello da firmare se a qualcuno interessa. Questo è un articolo che è uscito questa mattina sul Fatto Quotidiano, quello di cui ti accennavo prima, di Ugo Mattei, che riparla dei beni comuni a 10 anni dalla Commissione Rodotà, buttati via perché non abbiamo fatto niente. Bene, chiudo, ho finito. Chiudo con una vignetta di un famoso disegnatore di questi anni, che conoscete. Noi possiamo scegliere quello che vogliamo seminare. Possiamo seminare asfalto o possiamo seminare acqua, fiori o bombe. Il problema è che una volta che abbiamo deciso cosa seminiamo, poi è quello che raccogliamo, eh? Dopo siamo obbligati a mietere quello che abbiamo piantato. Grazie.